frizione all'interno del Movimento 5 Stelle, come vede lei questa vicenda? Allora, intanto c'è secondo me da dire una cosa. In questo momento ci sono delle frizioni all'interno del movimento, è vero, però io non riesco proprio a comprendere, e questo me ne dispiace molto in generale, mi dispiace molto per il movimento, che il ministro degli esteri Luigi Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla NATO e all'Europa, posizioni che assolutamente nel movimento non ci sono e di cui non si sta dibattendo. Non si sta dibattendo ora e non si dibatteva prima. Quindi non capisco perché il movimento, che saldamente, e non c'è nessuna discussione su questo, ancorato all'Unione Europea, su cui abbiamo combattuto in Europa anche per avere i fondi del Recovery Fund di cui oggi si parla e che il movimento oggi ha ottenuto, e rispetto alla NATO, di cui non c'è nessuna discussione in corso, e saldamente ancorati al Patto Atlantico, non capisco perché ci sono questi attacchi in questo momento. E quindi subiamo una cosa che secondo me è mistificatrice, non è aderente alla realtà. Ma allora mi chiedo perché ci sono degli attacchi su delle cose che non sono aderenti alla realtà, quindi da questo punto di vista ci sentiamo un po' arrabbiati, delusi, tutto qua, niente di più, niente di meno. Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che nel movimento non è in discussione? Forse allora c'è qualcos'altro, boh.